Oggi le opposizioni diverse, territoriali, politiche, sindacali, in piazza insieme, però c'è anche una forte repressione. Sì, le differenze come al solito riescono a produrre qualcosa di interessante e di importante quando si muovono insieme. Credo che sia la strada giusta quella che si sta percorrendo. È chiaro che essendo una strada che funziona, i meccanismi repressivi si organizzano contro questi percorsi. Lo stiamo vedendo dall'autunno scorso e le cose stanno anche peggiorando, anche attraverso provvedimenti governativi pesantissimi. Noi siamo in piazza per continuare a dire che il governo che costruisce precarietà va combattuto. E la casa, la lotta per la casa? Credo che lì si stia realizzando un passaggio pesante, il decreto che si sta approvando e che lunedì andrà alla fiducia alla Camera è un decreto che uccide il diritto alla casa, che distrugge l'edilizia residenziale pubblica e rende ancora più precari milioni di persone, e arriva subito dopo il Job Act, per cui arriva dopo un momento drammatico per quanto riguarda la riforma del lavoro. Ma se si va a questo, diciamo, questo grande riforma in negativo delle leggi e dell'economia, è perché non c'è un rapporto di forza necessario per poter resistere, rispondere? Sì, si sta provando a costruire percorsi che siano in grado di contrapporsi a ciò che sta producendo il governo Renzi e questa ampia e santa alleanza che guida il Paese. Credo che probabilmente trovare accelerazioni o semplificazioni non è possibile, bisogna costruire lentamente quello che si sta facendo e provare a mettersi di traverso ogni volta ne sarà necessario. Grazie Paolo.